out the streets, so you were sort of in the shade. Where are we walking, just around here? No, it's like the castle. You don't want to get any worse. È rimasto come era allora, questo è tale qua, non è cambiato niente. So they haven't changed anything, what was happening, this is exactly how it looked when your father was here, but obviously it wasn't. E quello è il famoso portone, il portone dove loro tutti e due entrano, loro disse, di grande, questa foto, arrestiamo. Oh yeah, this is the famous portone, now before they went into dinner, well your father said to allora, Foreman, are we going to arrest him? Because he was a sympathizer. E Foreman disse, finché possiamo fare il bagno e ci abbiamo questa bella gira, lasciamo perdere. Which is probably quite a good answer. Aspettiamo. Devo loro al pallone, no? Allora, apri la botte e andiamo. L'amministrazione comunale, per tutto quello che il maggiore Wigram ha fatto quando è vissuto a Casoli in quel brutto periodo di guerra, per diciamo, quell'eroico comportamento che ha portato in Abruzzo, per la relazione che ha intrapreso con le forze partigiane abruzzesi e per la grande capacità di relazione che ha avuto con gli italiani, che lui poi ha imparato pure la lingua italiana, ha lasciato un segno importante in questo castello, che era sede del comando degli alleati inglesi. So the commune, in the recognition of the fact that Lionel was such an important person here, he was near to the Italians, having learnt their language,
the fact that he had started the partisan movement and was such a strong character. Because of all those things, in those terrible times of the war, the commune is now leaving a permanent symbol of the fact that he was here and was such a marvelous man here in the community. Per riconoscere questo grande apprezzamento, questa grande stima rispetto al maggiore Lionel Wigram, che ha avuto pure questa importantissima relazione con la Brigata Maiella, che è una formazione partigiana che si è costituita dentro questo castello il 5 dicembre 1943, l'amministrazione comunale ha deciso di intitolare una stanza di questo castello, questa sala che adesso visiteremo, intitolarla Sala Wigram, per fare una grande attestazione di stima, riconoscimento e apprezzamento. E anche alla famiglia che oggi ci ha fatto questo straordinario regalo visitando il nostro paese. So, in the question of... in recognition of Lionel's work and the fact that he on the 5th of December started the partisan movement, well, started the work together with the Brigata Maiella, in recognition of the huge esteem that he has held, his marvellous character, his extraordinary performance here when he was here, they have decided to call this hall the Sala Wigram as a permanent reminder of his stay in Abruzzo, and particularly in Casale. Okay, all family can picture because my father's presence here was largely due to a dispute that he had with the famous General Montgomery. Perché la presenza del suo padre era il risultato di un argomento che ha fatto con il molto famoso generale Montgomery. And also it's very interesting that he did learn Italian in record speed. È molto interessante anche che lui imparava la lingua italiana molto molto veloce. And he had a kind of intuitive understanding of the Italian people. Aveva una capacità intuitiva di capire la stima della popolazione italiana. Because at that time no one knew how the population would react after the landing in Salerno. Would the population welcome the Allies as liberators? Would they resent them as invaders? Would they simply stand by as spectators? Perché a questo punto nessuno sapeva come la reazione della popolazione italiana sarebbe, o vedendo gli alleati come liberatori o come nemici. And there's an old belief that once a country fails to produce a generation that is prepared to fight and die for its country, that country is finished. And my father somehow understood that there was a fighting spirit in Italy, particularly in this part of Italy, and that it had to be encouraged and brought out. Allora, il suo papà ha capito che qui, specialmente qui in Abruzzo, c'era ancora lo spirito di combattimento e una voglia di combattere contro i nazisti. And that led to a skirmish in Pizzaferrata that was a defeat, but at the same time a great victory. And its great significance is that Italians and English blood was spilt together against the oppressor. Allora, questo giorno triste a Pizzaferrata significava che il sangue inglese come il sangue italiano era mischiato in questa tragedia. And it started a great movement of which you are all very justly proud. And we, my brother and I and all my family, are very proud of the fact that my father helped to start this wonderful movement, which restored honor to this great country. Allora, la famiglia è molto fiera che il papà poteva
ha ristorato l'onore, si è restituito l'onore degli italiani della zona. Entonces, viva la brigata, viva Italia, viva Inghilterra! Poi così improvvisamente, in quel settembre-ottobre del 1943, fummo investiti dal ciclone della guerra, improvvisamente, senza nessuna preparazione e senza nessun preavviso. So in that September of 1943, the cyclone of war hit us completely unprepared and we were sucked into a massive event of which we had absolutely no idea. Verso settembre arrivarono i tedeschi prima, poi i tedeschi andarono via verso la seconda metà di novembre e arrivarono gli inglesi dopo parecchie peripezie. So veramente vennero i neozelandesi, una divisione, la seconda divisione dei neozelandesi entrarono per primi qui a casa. So in September we first had the Germans who came. They left in the middle of November, and then the first allies that came into the town were the New Zealand troops. E così cominciamo una nuova vita. Per noi ragazzi bellissima, non vi meravigliate. Io ho scritto un libricino di ricordo e l'ho intitolato, nemmeno a farlo apposta, una stagione felice, perché le scuole erano chiuse, non avevamo impegni di scolastici di alcun genere. La mattina trovavamo subito tante novità in giro, nuovi carri armati, cannoni, eravamo impegnati a individuare i diversi tipi, le armi, le divisioni di soldati indiani, neozelandesi. Basta, ok. 13-year-old boy, we had a fantastic time. The schools were shut, we had nothing to do.
by using cannons, armies, jeeps, soldiers to play with, and for us it was just an amazing time, which I have written about, he has written about in a tiny little book, and he called it the happy season, because for them it was a happy season. They had no school and they had lots of jolly fun. Le nostre giornate erano piene, convulse, per certi versi anche bellissime nel ricordo, per naturalmente ricordare. Poi una mattina ho conosciuto il maggiore Wigram, perché dove vi siete fermati voi con il bus in piazza, usciva dal palazzo e passava in rivista i giovani patrioti della Maiella, cioè quei giovani contadini che erano stati arruolati e organizzati dal maggiore Wigram insieme a Troia. So, although our days were confused, they were also very interesting. And the first time that I saw your father was where we stopped the bus today, across the road, coming out of one of the large doorways, was the major, and he was in the process of sorting out for the first time the peasant farmers who were going to work and fight with him. Mi ricordo perfettamente questa scena di questo maggiore inglese con una divisa, con un berretto, che passava in rassegna dei maldestri soldati italiani, soldati che non erano soldati, erano dei contadini vestiti da soldati. So I will always remember the sight of the major in his beret walking through the ranks of his Italian soldiers. Well, they weren't really soldiers because they were just wearing what they were wearing normally, and he was wearing his army uniform. Mi viene in mente così una poesia di un poeta dialettale abruzzese, una poesia che è intitolata L'Udestino, dico il dialetto ma adesso parlo in italiano, Il Destino. So this reminds me of the work of poetry of a famous Abruzzan author who writes in dialect, but he's not going to say it in dialect, thank God, and the poem is called Destiny. Il Destino dice è come il vento. Destiny is like the wind. Non si vede. One doesn't see it. E soffia. And it just whispers. T'accarezza. Talvolta ti dà strattoni. Sometimes it caresses you and sometimes it pulls you this way and that. E talvolta ti uccide. And sometimes it kills you. Ecco, mi sembra è un mistero. It's a mystery. Mi sembra che in questa breve definizione dell'abruzzese del destino ci sia tutta la vita di Wigram, perché è stato all'inizio accarezzato dal suo destino, ha avuto un'ottima famiglia, so che aveva a Londra uno studio professionale di alto livello, perché si era realizzato ad alti livelli professionalmente. In that at first he was caressed by destiny, he had a loving family, he had a good life in England and he was surrounded by great things in England. Anche durante la sua esperienza militare aveva avuto delle grandi soddisfazioni nella scuola di combattimento in cui studiava e insegnava a Londra. He also ran the battle schools, as you know, in London, actually in Bournemouth or wherever. Però già cominciava ad avere delle strattonate, se così si può dire. But even then he started to feel the harshness of the wind. Perché so, per averlo letto, che ha avuto delle discussioni, delle contrapposizioni con il comando inglese e anche con il maresciallo Montgomery. Because as he has read, he knows that he had started to have possibly a slight disagreement with the high command and with General Montgomery. Perché Wigram, con quella intelligenza e perspicacia che aveva, aveva elaborato delle teorie di combattimento che erano non in linea con quelle del comando inglese in Inghilterra. Because with his intuitive perspicacity, he had outlined theoretical battle plans which were perhaps not in line with what the high command were thinking at the time. E queste teorie aveva cercato di applicarle qui durante proprio la sua permanenza a casa, tant'è vero. And it was those theories that he tried to put into practice here while he was at Castle. Tant'è vero che è stato il primo e forse l'unico ufficiale inglese che ha avuto nei confronti degli italiani la capacità di capire
che il popolo italiano, in particolare il popolo abruzzese, il contadino abruzzese, non aveva niente a che fare con la violenza e con la brutalità fascista e nazista. He was perhaps the only British officer at the time who realized that the local population had nothing to do with the, and had no understanding even of the brutality and the vicious rule of the Nazi oppressor. Il contadino abruzzese a quell'epoca viveva del suo lavoro, viveva poveramente ma dignitosamente. The Italian farmer of the time lived in a simple life, poor, but he also with dignity. Wigram ha avuto il grande merito di capirlo e di rispettarlo. Wigram had the great merit of not only understanding it, but respecting this. È venuto qui, è rimasto fra noi per sempre, ha combattuto per gli ideali. Di solito quelli che vanno in guerra non sanno spesso dove vanno a morire i giovani e anche perché. Lui non sapeva dove sarebbe rimasto per sempre, però sapeva perché. L'aveva sempre saputo perché era un uomo vissuto nell'onestà professionale. So he came here not knowing whether he was going to be here forever, but he did know why, if that would happen, why he had been here, because he was an honest and upright person and he understood that those were the ideals that he held. Nell'odio verso ogni forma di violenza e di brutalità, nel rispetto soprattutto dei valori dell'uomo. So, with the hatred against any violence and with the overwhelming respect for humanity. Per questo motivo noi oggi lo ricordiamo, lo onoriamo nella un semplice nostra cerimonia, però vi assicuro che il nome di Wigram resterà qui in Abruzzo per sempre e noi lo onoreremo sempre. Infatti abbiamo Civitella, Palombaro, Lama de Peligni, Taranta, Letto Parena, Parena, Torricella, tutti i comuni che da Casoli hanno determinato attraverso l'importante ruolo del maggiore Wigram la nascita della gloriosa Brigata Maiella. So all the little towns and villages that he has listed out, which I've forgotten some, all of them were important in the establishment of the Brigata Maiella. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale di Casoli che ha invertito in questi ultimi anni, in questo ultimo periodo, l'attenzione rispetto a una pagina storica fondamentale e importante come quella della nascita della Brigata Maiella e della sua formazione, ridando soprattutto alle nuove generazioni attraverso l'Istituto Superiore di Casoli, l'Istituto Superiore di Casoli, che oggi con le mini guide e con questo progetto si è riappropriato di quello che era, di quella che è la nostra storia. So I wish to thank the Commune of Casoli for having taken upon itself the responsibility of reminding the youth of today of the sad events of
events that happened before, and by the production of a mini guide which they have done, and also by the lessons that they teach to the children in their schools in an effort to keep all the memories of the war alive. Purtroppo anche in Italia, in un periodo certamente difficile, c'è confusione e molti volevano far passare la guerra di liberazione come una guerra, come tutte le altre, una guerra per la libertà. In realtà l'Italia in quel periodo veniva da una tirannia, da una dittatura, da un ventennio fascista e dall'occupazione nazista. Quindi la lotta che è stata condotta dai partigiani della Brigata Maiella insieme agli alleati è per liberare l'Italia. So there's confusion about this period of Italian history because it's not just about the World War, it's the fact that they had been oppressed by 20 years of fascist rule, then they were oppressed by the Germans, so the Brigata Maiella was fighting really for themselves and for liberty, not just for the other reasons that were being fought about. Quindi la aver riprodotto attraverso, ringrazio Menapò e il suo editore, carissimo amico, insieme al dottor Bini, tradotto questo importante libro che parla della storia di Maggiore Guima attraverso una testimonianza diretta. Vorrei anche ringraziare il vostro conterraneo Casolano Di Carlo, che è stato l'aggancio che ha permesso questa opportunità, e vorrei che gli venga fatto un applauso. Also, of course, the translator Nino Di Carlo, who comes from here, who all together have brought this matter again into the public eye and have kept it there. La Fondazione, l'Associazione Brigata Maiella, l'ANPI provinciale, i sindaci di questo comprensorio vi sono grati perché attraverso la vostra presenza, parlo della famiglia, avete rinnovato un patto tra generazioni. Avete ridato a quei valori che hanno visto la perdita di tanti patrioti, di tanti partigiani, del Maggiore Guima, e che hanno segnato un momento tragico e drammatico nel nostro territorio, ma avete con la vostra presenza ridato speranza, fiducia e soprattutto avete ancora una volta riempito di orgoglio quei valori per la liberazione, la solidarietà, l'amicizia, e mi auguro la prosperità che ci sarà tra le due generazioni, che segna ancora un passaggio importante, vitale e di stimolo per tutti i giovani che sono qui presenti e che conosceranno questa importante pagina della storia. So this important page of history is being commemorated again by having the presence of more than one generation here. He says two, there are probably three generations here who are all remembering together and keeping the flame alive of the tragic events that happened before. So now we're going to see a short film. We're going to see a short film which was done by a local filmmaker. It's about the Battle of the Sangro River, which was in 1943-44. And in it you'll see an actor playing the part of Lionel with his partisans. La marcia inarrestabile del comandante britannico era partita dalla trionfale vittoria della La Maine, alimentando nella popolazione la speranza di una veloce risoluzione del conflitto. Intorno alla Maiella si sono aggregate piccole formazioni di combattenti italiani, che poi confluiranno nella banda dei patrioti della Maiella, fondata a Casoli dall'avvocato Ettore Troilo. L'avvocato Ettore Troilo ha dovuto lasciare Torricella Piligna con tutta la famiglia e il 5 raggiunge gli alleati a Casoli, dove propone di ufficializzare questo forma di collaborazione.
sparse sul territorio in un'unica formazione che agisca sotto la direzione inglese. Nelle trattative trovano chiedono che i patrioti vengano forniti di armi, di scarpe, di vintosi, e si arriverà entro la primavera a un numero di circa 200 malmolati. La data ufficiale di costituzione della banda di patrioti della Brigata Maiella è il 5 dicembre del 1943. A ridosso della Maiella, i tedeschi continuano a inchiedere sulla popolazione. From my English. Good morning. My name is Domenico Pedro and I am the president of Casoli Council. I bid you welcome to all the councillors that I have the honor to represent. I would like to express in brief and clear my thoughts on Lionel Wigram. Without him, strength in this part of Abruzzo was definitely different, because without him, probably, would not have existed even the Maiella Brigade. He fought for all the ideals he believed, and he paid with his life to legitimize the Maiella patriots as fighting alongside British 80th Army. He was a brilliant man of law in London, and he was the first to realize that there were Italians willing to fight and die against the Nazis. He realized that there were men who had dignity and courage to make free their land from the invader. He understood that were men of peace who would fight a war to secure peace and prosperity to future generations. It was normal in the British military headquarters there was distrust and contempt of Italians. In fact, until 8 September 1943, Italy and England were enemies. Major Wigram was different. Used to not bend so easily to the military hierarchy. He always said what he thought, and that this frankness cost him dearly. In fact, after a conflict with Monty, he was removed from command of the battalion and was assigned as soon as a military command. Major Wigram created from nothing a military unit mixed Anglo-Abruzzese, colored white force. Troilo's men were poorly equipped, without a uniform, with the flag still on lapel. They showed on the field that Wigram had glimpsed. They wanted and knew how to fight to free themselves from German occupation. Unfortunately, after a series of victory battles, February 3, 1944, after a few days by heinous crimes of Germans in Sant'Agata and Gel di Gesso Palena, Major Wigram was killed in Pizzoferrato in a cowardly and false act of surrender by the Germans. 11 volunteers died in the battle. The Germans captured 12 people and wounded 13. With the death of Major Wigram, by a miracle, the volunteers were disarmed and sent home. The story was different. The Maiella Brigade, founded by 15 men, grew to reach 1,500 units. It was the only partisan fight outside the territory of the Constitution. Only unit that was incorporated into the Haiti British 50th Army Corps, then in the 2nd Army Corps of the Polish General Władysław Anders. Unbeaten after Pizzoferrato, the only partisan brigade was organized with military recruitment
and left free. But curiously, no one ever gave up, and finally, it was only training partisan was flag was decorated with the gold medal for the military valor. This story could not have been written without the stubbornness of Meyer Wigram, to which the voluntary duty Donato wrote. He spoke with his heart. Was a rumor that he was the son of Abruzzo's mother. He was a brother to use, not a commander. Major Wigram was the true patriot of the heart. Those achievements were made possible by a British Meyer, stubborn and generous, kind and strong, like the people of Abruzzo. Thanks to Meyer Wigram, if Europe is united now, if today we can safely move in our old continent without barriers, we hope it to you and to millions of young people like you who sacrificed their lives for an ideal of freedom, civilization, peace and progress. Thank you very much. Buongiorno, mi chiamo Domenico Pino Paolo e sono il Presidente del Consiglio Comunale di questo paese e vi porgo il saluto e il benvenuto dei consiglieri comunali tutti che mi onoro di rappresentare. Vorrei esprimere in maniera breve e concisa il mio pensiero su Dino Rovica. Senza di lui la resistenza in questa parte di Abruzzo sarebbe stata sicuramente diversa, perché senza il maggiore comune di Pratica non sarebbe esistita nemmeno la brigata Maiella. Egli si batté contro tutto e contro tutti, per le idee in cui credeva, e pagò con la vita lo sforzo di legittimare i patrioti della Maiella come combattenti a fianco degli inglesi dell'ottava armata. Quello che era un brillante avvocato londinese fu il primo a comprendere che c'erano italiani disposti a combattere e a morire contro i nazisti. Comprese che c'erano uomini che avevano dignità e coraggio da vendere per livello di libere le loro terre, dal giorno dell'invasore. Comprese che c'erano uomini di pace che avrebbero imboccato la strada della guerra per assicurare alle nuove generazioni pace e prosperità. Era normale che nei comandi inglesi ci fosse differenza, se non vero e proprio disprezzo nei confronti degli italiani tutti. Vale la pena ricordare che l'unità dell'Inghilterra erano state nemiche fino a pochi mesi prima, fino al fatidico 8 settembre. Il maggiore Wigram però era diverso, abituato a non piegarsi tanto facilmente alle gerarchie, diceva sempre ciò che pensava e questa sua franchezza gli costò molto cara. Difatti, dopo un contrasto con Montgomery, gli venne tolto il comando di un battaglione per assegnargli appena una compagnia. Questo eroico ufficiale inglese creò dal nulla un reparto misto anche abruzzese, denominato White Force, con gli uomini di Troia equipaggiati alla bene e meglio, senza avere ancora diritto all'uniforme, in seguito al ramo di colore cucito sul bavero, essi dimostrarono sul campo ciò che Wigram aveva intravisto. Volevano e sapevano combattere per liberarsi dall'occupazione tedesca. Purtroppo dopo una serie di battaglie vittoriose il 3 febbraio 1944, a distanza di pochi giorni dall'eccidio di Sant'Agata di Gesso Palena, il maggiore venne ucciso a Pizzoferrato con un vigliacco e falso atto di resa da parte dei tedeschi. In quella furiosa battaglia persero la vita 11 volontari, furono fatti 13 prigionieri e ci furono 12 feriti. Scomparso Wigram solo per miracolo, i volontari non vennero disarmati e rimandati a casa. La storia fu diversa, la Brigata Maiella, nata con 15 uomini, crescerà fino a raggiungere le 1500 unità e sarà l'unica formazione partigiana a combattere fuori dal territorio di Costituzione, unica forza che verrà aggregata all'ottava armata, prima nel quinto corpo d'armata britannica, poi nel secondo corpo polacco del generale Vladislav Anders, imbattuta dopo Pizzoferrato, unica organizzata militarmente, ma con un accesso e uscita volontari, ma cosa curiosa non c'è stato mai nessuno che abbia chiesto di abbandonare. E per concludere, l'unica formazione partigiana la cui bandiera è stata decorata di medaglia d'oro al valore militare. Questa storia non si sarebbe potuta scrivere senza la caparbietà del maggiore Wigram, di cui il volontario Leonardo Ricciuti scriveva. Parlava il suo cuore, si era sparsa la voce che era figlio di madre abruzzese, però per noi era un fratello più che un comandante, vero cuore di patriota. Quell'epopea fu resa possibile da un maggiore britannico testardo e generoso, forte e gentile come noi abruzzesi. Grazie a Maggiore Wigram, se oggi l'Europa è unita, se oggi possiamo tranquillamente circolare il nostro vecchio continente senza più barriere, lo dobbiamo a te e a milioni di giovani che come te sacrificarono la loro vita, le loro speranze, il loro futuro,
per un ideale di libertà, civiltà e progresso. Grazie. Sempre che appena capito. Allora, l'hanno preso, l'hanno mandato al comune a fare per un problema di lingua.